e bentornati in un nuovo video e rieccomi qui con un videogioco. Questo è il secondo videogioco che porto sul canale, anche se avete visto uno stile totalmente diverso perché ho fatto dei Sims. Chi è lui? Chi sei tu? Presenti. Chi sono io? Sono senza edizione, grazie. Un suo amico. Ecco, è un mio amico che si ritroverà qui oggi insieme a noi a fare la cavia. In realtà non è più una cavia perché è diventato più forte di me, quindi adesso lo vedrete combattere, allora, a Mortal Kombat. L'unica cosa che ho imparato a fare per certo è lanciarle una vecchia addosso. Tramite il tasto R1. Ragazzi, non lanciate le vecchie addosso alle persone, non è una cosa carina. Ed è bellissima questa cosa. E niente, quindi siamo con Mortal Kombat X, in realtà c'è scritto Mortal Kombat XL. Quindi vabbè, non lo so perché c'è questo cambio, forse perché è la versione espansa. Va bene, comunque, quindi ci ritroveremo qui a fare questo video oggi. Spero vi piaccia. Non so se conoscete questo gioco, probabilmente siete ragazze, quindi probabilmente non lo conoscete. Però visto che praticamente sono Halloween... ragazze, probabilmente lo conoscono. Ciao Kira. Anche Kira è con noi. Siccome si avvicina Halloween... Va bene, Kira. Ho pensato di fare qualcosa di diverso. È un po' spaventoso questo gioco, così come il mio cane, quindi spero che possa essere a tema. Detto questo, iniziamo subito. Io non ho mai esito con la PS4, quindi vedremo cosa succede. Bene, quindi iniziamo cliccando su due giocatori e facciamo proprio l'uno contro l'altro, quindi così all'ultimo sangue, no? Io però il mio personaggio che conosco da tempo, cioè da mezz'oretta, lo utilizzo poi per l'ultima. Ah, parla più forte perché non ti sentirai. La utilizzerò all'ultimo momento per la sfida. Il tuo personaggio più forte qual è? A quanto pare Kung Lao. Kung Lao. Mentre il mio non ce l'ho, il personaggio forte, o quella che mi piace, che è Melina. Io scelgo lei fondamentalmente perché mi piace esteticamente, non so sì, parlare. Fate togliere quella cosa così. Giusto, vabbè, ora dopo lo vediamo. Quindi va bene, io scelgo lei e per il momento la scelgo Eterea. Facciamo Eterea. Kotal Kahn. Tu preferisci Kotal Kahn? Non sai il Kahn. Quale fai? Dio del sole? Guadagna la presa a soffocamento del dio e bruciatura dell'anima. Bruciatura dell'anima. Tipo quello che ieri ho raccontato al Camillo. Che ottimo. Tranquillo, non ti preoccupare. Dio del sole, finito. Dio del sole. Quale luogo decidiamo di utilizzare? Ti rendi conto quanto è alto? Sì, e lei quanto è bassa. Va bene, possiamo fare, visto che siamo con un Zekelkan praticamente, un tempio. Cioè, tempio celeste e tempio Lin Kuei. Quale tempio facciamo? Tempio celeste, sono celeste. Il dio del sole. Cioè, giusto, hai ragione. Miseria. Celeste, celeste. Che poi di celeste non ha niente perché sta... La cosa divertente è che la telecamera è messa tipo, mi copre un pochino di schermo, quindi tipo una parte, non la vedo. E ora sarà la scusa, certo, nel caso tu vinci. Se perdo è per questo. Ovvio. Allora. Che il cane. Qua. Guardate che bella. Bellissima. Perciò ho detto, per Halloween, perché non giocare così? Allora avrò ciò che mi aspetta. Sì, sarebbe bello. Via! Ah! Non vale questa cosa, allora ti uccido! Pronto a morire! No, non ci siamo, tu non puoi! Ragazzi, dovete sapere che questo gioco io ce l'ho tipo da due giorni. E quindi ho detto, sì, facciamoci un video! Giusto, no? Ha chiamato quello più scarso sperando di vincere, però io non... È diventato bravo, ragazzi! Insomma, perché alla fine lo vinci sempre tu. È diventato bravo! Però qualcuno quella. Questa altezza comunque non mi torna utile. Ci dico di due pugni, non vanno al vuoto. E beh, non è che puoi avere tutte le... Milina, ho vinto! Ma sono stata velocissima! Già, ragazzi, il primo round me lo porto io. Fatemi concentrare, giratevi dall'altra parte. Tranquillo, parlo io, sono io che faccio la telecronaca. È troppo alto, ti viene bene. E ti sto bloccando così tutte le mosse in realtà. No, dai, ma hai visto che si è tagliato da solo? Tipo. Penso che si è voluto scippare un pezzo di carne per buttarlo addosso a me. No. Ragazzi, anche voi, anzi, le ragazze che giocano ai videogiochi, per favore, fatemi sentire. Cosa io perché mi hai buttato? Comunque non lo so usare questa persona. Wow! C'è. Oh, quindi dopo questa partita tu da qua non torni a casa. Che poi dopo avergli fatto quella mossa io non capisco come me. Cosa fanno? 1, 2, 1, 2, 3. Wow, la fatality! Un trofeo. Ragazzi, guardate che bello. Veramente, ma io non ho parole. Ma
l'altro personaggio mangia la faccia. Cioè, ragazzi, parliamone. Cioè, più Halloween di questo? Comunque, commento, perché hai perso. Commento, neanche me la sono goduta questa, cioè proprio. Ok, devo cambiare personaggio perché sei scarso con questo. Con questo sono scarso. Comunque vi giuro, è bravo, diventato bravo. Grazie, ti ringrazio. Non stavo registrando. Round 1, fai. Muori per favore. Aspetta che non mi sento in vena di picchiare una donna adesso. Ah no? Adesso sì. C'è la vecchietta, c'è la vecchietta. Ah, la vecchietta. La vecchietta! Voglio morire la vecchietta! No! Poverina. Sì, ma a me fa tenerezza, povera vecchietta, perché poverina? Che sta lì a guardare, scusa. Che questo è vero, c'è lei che ci fa in un luogo come questo, perché non è che tutto il posto sia meraviglioso, guarda. Perché se viene male sono stupendo. No, tu questa mossa non me la devi fare. No, poche cose conosco nella vita, per me. Ancora. No! Ti ho detto di no. Non devi vincere, hai capito? Tanto lo sai che vinci tu, anche se io vincessi la il primo match. Non è vero, non funziona così. Il destino ti aiuta. Perché il destino mi aiuta? Non lo so, perché è casa tua, tipo. Gioco in casa. Ma questa mossa è bellissima, non ho capito come faccio a fare. Poi non toglie molto. Lo so, bellissimo. Ma c'è questa è lotta l'ultimo sangue, vinto tu. Oh, ma che? Non ci posso credere! Te l'ho detto, non ha senso, non è giusto. Mi dispiace! Devo andare! Ma questa mossa che rotola è bellissima. Lo so, salvo la vecchia. Ma tu smetti a qua. Ti faccio lo schifo smettila all'inizio e poi vinci tu, non so come. Chiamo bravura! Sì! Questa è bravura! Quella che tu non conosci, la bravura! Bastiano! Bastiano! Ammettilo che mi hai impostato un handicap! Non è vero! Io me ne vedo tuo! Non è vero! È che io ormai devo darti a parlare, l'ho capito! Cioè, ragazzi! A parlare! Devo vincere io, non siete d'accordo con me? Sono un po' di questo. No. Mi mettono i video in restrizione per dire brutte parole. Probabilmente me la metto. Mio Dio. Mando! Stiano! Non mi tirare i capelli! Ma perché? Io non sono questo di vedere le nostre facce in tutto ciò. In questo momento. Mi hai fatto un breaker! Anche tu mi hai fatto un breaker, ok? Ancora. Tanto non me ne devi fare queste mosse, ma cos'è che non è chiaro? Non me le devi fare? No! Ve lo dite che non me le deve fare? Cosa è successo? No! No! Questa mossa non mi piace! Non me le devi fare, non può essere che sei più forte di me, lo capisci? Non sono più forte di te, stai vincendo tu! Non è vero! Sì! Ancora tu! Ancora tu! No! Hai vinto, va? Non è vero! Che no! Visto che hai vinto! Ma non ha senso questa cosa! Non ci credo che tu ve lo fa fatality non mi risulta. Ragazzi, non dovete vedere la fatality secondo me. Io devo analizzare questi video e vedere quanto tu mi togli di vita e quanto io te ne tolgo, perché non ha... Allora, sai cos'è? Quando poi tu sei troppo forte, il gioco recepisce che sei troppo forte. Quindi c'è un handicap. No, no, no. E ti fa andare in sequenza di cose forti, capito? Certo. Sì, ma... Ragazzi, guardate che... Ti giuro, io ho l'impressione di darti più corpa, proprio più corpa. Poi mi spieghi perché vinci tu, ok? Io voglio rifarla. Fai un commento perché sei stato perdente 3 volte. Fai un commento per i ragazzi che subiscono come te. Mai più a gratis questa cosa. Ecco. Vuoi spiegare che tu subisci da un bel po'? Non lo voglio spiegare, ok? Dovete sapere che io l'ho sempre battuto tutti i giochi di combattimento. No. Sì. Stiamo parlando di SmackDown. Mi hai battuto a tutti i SmackDown. Quindi ragazzi, mi presento, il perdente. Però ci vuole molto
coraggio a esporsi in questo modo, a accettare questa cosa. È vero, dai, te ne do atto. Però il pallino, mi smettiamo, cioè il pallino, tu mi ci vedi il pallino. Cioè io ti ammazzo di botte. Che cosa sei, il pallino? Il pallino, SmackDown. C'è il pallino quando uno va a fare la sottomissione, il pinfall, ok? Sono cioè lei è distrutta, zombie, sanguinante, tutto quello che vuoi, però riesce a beccare il pallino quando deve togliere, tipo, togliere la, la sottomissione, no? Cioè lei è brava non a SmackDown, lei è brava nel gioco del fermare un pallino che si deve fermare in una striscia e basta, e quindi vince in tutti i SmackDown. Assurdo. E quindi niente, anche in Mortal Kombat sei un perdente. Va bene, ragazzi. Rivincita. Saluto che la rivincita ce la facciamo io e te, perché sennò questo video dura 3 secoli. Okay. Quindi niente, ha perso la storia, non vedrete mai Emanuele vincere. Però non credevo che avrei avuto una sola chance di batterti con Kung Lao. Con Kung Lao effettivamente sì, avresti vinto probabilmente altre volte. Però mi dispiace, in questo video hai perso, risulti perdente. Quindi salutate il perdente, ciao perdente. Noi ci vediamo con un nuovo video la prossima volta, e sarà dopo Halloween. Quindi basta cose paurose. Avete visto qua Millina che fa veramente paura, ve lo giuro, ci farei un cosplay perché è fighissima. Detto questo, basta, ho parlato abbastanza. Ciao, saluta, ciao a tutti e alla prossima.